le telecamere di Videon a Milano per il Milano Fashion Week con il maestro Giuseppe Fata. Giuseppe Fata, lei è conosciuto nel mondo dell'alta moda come Creative Director Ed Sculptor. Ci racconta come e quando sono nate le sue prime bellissime Ed Sculptor? Beh, è un percorso che inizia da giovane, anche perché quando si è piccoli si hanno dei sogni, quindi ho cercato negli anni a sviluppare questa idea della testa scultura, venendo da un percorso dell'alta moda con aver lavorato con i grandi stilisti, quindi negli anni ho cercato di creare un qualcosa che diventa mio e quindi ho pensato di ideare questa forma d'arte che è la testa scultura, di non realizzare delle acconciature con i capelli ma qualsiasi materiale da poter pietrificare, dal tessuto all'acciaio, a qualsiasi cosa che potevo incastrare in questo senso. Benissimo, ogni suo copricapo è una celebrazione assoluta del fatto a mano, rigorosamente è anche made in Italy. Un mix di raffinatezza, precisione assoluta e tecnica, un riscatto dell'alta moda e dell'artigianato italiano, è così? Sì, sono delle opere fatte interamente a mano, in qualsiasi pezzo c'è veramente un lavoro dietro, uno studio, una ricerca, come dicevo prima utilizzo qualsiasi materiale, quindi vado a farlo direttamente io, anche se ho dei collaboratori che mi seguono, però mi piace realizzare la prima opera, realizzarla direttamente io. Dopo la sua formazione, la sua carriera è stata inarrestabile. Ha lavorato con personaggi di fama mondiale. Uno fra tutti, il maestro Gerardo Sacco. Quando è nata la vostra collaborazione? Beh, il maestro Sacco, oltre che il grande maestro, è un carissimo amico. Diciamo che per me è un secondo padre, nel senso che con lui ci conosciamo da quasi 20 anni. La collaborazione è 10 anni, penso pure più di 10 anni, infatti in questa occasione ha voluto, diciamo, l'ho coinvolto per portare anche dei gioielli, dei pezzi importanti per farli indossare insieme alle mie teste sculture e insieme ai grandi stilisti della moda italiana. Il 2002 è stato l'anno della consacrazione mondiale, quando vinse il premio più importante cui un hair designer può ambire, il premio internazionale La Rosa d'Oro di Parigi. Che cosa ha rappresentato questo momento per lei? Sicuramente una forte emozione. Ho vinto tanti premi in Italia, dove mi ha visto molte volte protagonista con tantissimi premi, però nel 2002 è stato un anno abbastanza importante perché era la prima volta che mi affacciavo a livello internazionale. Poi Parigi, sappiamo tutti che tutti ambiscono a un qualcosa di bello. Io ho avuto questa opportunità di partecipare a questo evento, infatti eravamo 2 italiani a concorrere in questo prestigioso premio. Ho cercato in quei mesi a lavorarci, di fare un buon lavoro e di fare bella figura. Non ero andato con l'idea di vincere o di arrivare in classifica. Poi è arrivata questo premio, questa vittoria e è stata forse la prima volta che mi sono messa a piangere, perché dicono che sono molto freddo, però l'emozione la vivo molto intensamente dentro. Poi le lacrime di gioia doppiamente sono belle. Sì, io mi ricordo che quella sera eravamo in questo teatro, mi sembrava di vivere la notte degli Oscar, quando sentivo Messi e Fada non capivo nulla, e quindi è stato un salto di gioia. Ho avuto in quell'occasione la famiglia, mia sorella, mio cognato e tante altre persone. Dopo il lancio della collezione di Ed Sculptor Africa, in occasione della trascorsa edizione della Milano Fashion Week a settembre 2016, presenta, prima a Roma e ora a Milano, la sua nuova collezione, Haute Couture Vision, con la volontà di ripercorrere la storia dei grandi couturier italiani. Ci racconta com'è nata questa ultima collezione? Questa ultima collezione, a differenza di quella che ho presentato a settembre, che erano 5 pezzi, diciamo, dedicate all'Africa. Questa volta è una collezione di 5 pezzi, uno diverso dall'altro, perché ho voluto in questa occasione omaggiare dei grandi maestri della moda e dell'arte in generale. Sono dei pezzi diversi, come le dicevo, e
Una in modo particolare al maestro Stefano Anselmi, che è il giocatore conosciuto non solamente in Italia ma nel mondo, e quindi ho creato questa opera rendendogli omaggio. Un'altra opera che sentivo il bisogno di farlo, e che ho avuto anche l'occasione di conoscerla spesso, è Franca Sozzani, che è il direttore di Coppa Italia. Questa opera, con questa borsa, questo viaggio che continua a vivere in noi, e per noi non è morta, nel senso che questa presenza vive ancora tutt'oggi con noi. Assolutamente, sono d'accordo. La signora della moda è ancora fra noi. Questa collezione nasce dalla collaborazione con Pablo Gilles Cagnet, grandi nomi. È la prima volta che lavorate insieme. Con Pablo Gilles Cagnet abbiamo già fatto delle collaborazioni, infatti l'anno scorso, in occasione della settimana dell'Alta Moda a Roma, abbiamo presentato alcuni pezzi insieme a degli stilisti famosi. Quest'anno ho avuto questa idea di iniziare questo progetto di Autocouture Vision, no? Fatta Alta Moda Vision, la mia visione della testa scultura con le eccellenze del Made in Italy. Con lui c'è una grande stima e un grande rispetto professionale, c'è molta affinità tra noi e questo mi gratifica moltissimo. Con questa collezione rende omaggio a grandi nomi della cultura, dal suo maestro Sergio Valente a Gianfranco Ferré, a Egon von Fürstenberg, alle sorelle Fontana. I giovani, se hanno grande talento, possono davvero lavorare con i grandi nomi. Sicuramente sì, io parlo sempre a titolo personale, penso che in qualsiasi percorso ognuno di noi sa già di avere del talento, delle dote, bisogna solamente cercare di portarlo avanti con molta determinazione e sicuramente tanti sacrifici, perché tuttora faccio tanti sacrifici, perché spesso la gente guarda l'aspetto più bello, finito, però dietro alla creazione di un lavoro, alla realizzazione di un servizio fotografico, qualsiasi cosa, che può essere anche una sfilata, c'è dietro tanto sacrificio. E lei ha citato diversi nomi importanti a cui sono legato in modo effettivo e anche professionale, il maestro Sergio Valente, che ho lavorato per parecchi anni. E che ho vinto anche lì il suo prestigioso premio, che mi ha innovato tra i giovani stilisti.